questo è l'oboe dell'orchestra. E questo è l'oboe imitato dal clavicembalo. L'ha capito bene, per esempio, Milan Kundera, che nel libro I Testamenti Traditi dice: penso all'adagio del terzo concerto per pianoforte e orchestra di Bartok, opera del suo ultimo triste periodo americano. Hai presente come fa la melodia del tango di Stravinsky? E facilmente. Un pezzo breve sulla carta. Apparentemente pochi minuti, direbbe l'orologio, ma quanto dura davvero? Intendo dire dentro di noi. Credo che la risposta per tutti sia molto, molto di più.